Benvenuti ai nostri ascoltatori di Fraser TV di Acqui Terme e apriamo questa edizione del telegiornale con il servizio ad alto impatto messo in atto nell'ultimo fine settimana dai carabinieri di Acqui Terme. Per garantire il tranquillo svolgimento degli eventi in programma nella città della Bollente sono stati impiegati 30 militari e 12 autovetture, tra cui quelle del nucleo operativo e radiomobile della compagnia e le pattuglie delle 10 stazioni dipendenti. Il servizio coordinato ha permesso di identificare 110 persone, ispezionare 48 veicoli e ha portato la denuncia di 15 persone. Durante i controlli su strada, i militari hanno ritirato 6 patenti. Dei 5 automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, uno ha fatto schizzare l'etilometro oltre 3 volte il limite consentito. Un'altra denuncia è poi scattata nei confronti di un acquese già noto alle forze dell'ordine e trovato in possesso di un coltello. Denunciata anche una cittadina rumena residente nel Genovese, individuata ad Acqui nonostante il divieto di ritorno. 8 poi i cittadini extracomunitari denunciati nell'ultimo fine settimana perché risultati irregolari sul territorio nazionale o privi dei documenti di identificazione. Per tutti e 8 i carabinieri hanno avviato le procedure per l'espulsione dal territorio nazionale. Si allarga la convenzione per la gestione associata di funzioni relative alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse idriche. Con l'ingresso dei comuni di Monastero Bormida e di Rocca Verano, gli enti convenzionati passano da 25 a 27 e a loro si aggiungerà anche il comune di Ponti dopo la seduta del Consiglio Comunale di fine mese. L'associazione è stata costituita per tutelare il territorio e monitorare tutte le iniziative che possano creare pericoli effettivi o anche solo potenziali a causa dello sfruttamento e dell'uso del suolo su scala industriale. Tra gli obiettivi c'è anche l'impedimento della realizzazione della discarica Ricco Boni a Sezzadio per scongiurare possibili contaminazioni che mettano in pericolo la falda acquifera profonda. La convenzione si allarga toccando per la prima volta l'area della provincia di Asti, è il commento dell'assessore all'ambiente Maurizio Giannetto. La difesa della falda è una priorità, prosegue Giannetto, e non possiamo permettere che il nostro territorio venga ferito con la costruzione di discariche o cave. E cambiamo argomento, Acqui Terme ha altri 30 parcheggi gratuiti per le auto, questa volta in via Santa Caterina. Prosegue il lavoro di razionalizzazione e di riordino degli spazi dedicati alle 4 ruote, fortemente voluto dall'assessore Maurizio Giannetto e dal sindaco Lorenzo Lucchini. Il riordino ha toccato anche Corso Bagni, dove sono stati spostati una decina di posti riservati al Grand Hotel in via Ghione. La nuova amministrazione comunale sta portando avanti un piano parcheggi allo scopo di realizzare nuovi posti auto liberi e riqualificare quelli già esistenti. Durante la campagna elettorale abbiamo promesso che ci saremmo impegnati a creare nuovi posti auto, è il commento soddisfatto dell'assessore Giannetto. L'apertura di questi nuovi parcheggi rappresenta una risposta significativa per il tessuto commerciale e turistico della zona. Avere nuovi posti auto a poca distanza dal centro è fondamentale, soprattutto per una città che vive di eventi e manifestazioni. E domenica 29 ottobre dalle 8:30 alle 12:30 il Servizio Protezione Civile di Acqui Terme realizzerà in collaborazione con l'amministrazione comunale un'esercitazione che prevede la simulazione di attività di soccorso necessarie in caso di esondazione del fiume Bormida. L'esercitazione ha come obiettivo di accrescere la conoscenza del rischio nella popolazione e la diffusione delle norme di comportamento necessarie a sviluppare una cultura di protezione civile. Le zone interessate dall'esercitazione saranno quelle di via Cassarogna, via San Lazzaro, regione Fontanelle, strada Sottorocca e le parti finali più vicine al fiume di via del Soprano, via Trieste, via Goito e via Piemonte. In piazza Don Dolermo verranno allestiti il campus informativo e il centro operativo comunale presso il comando della polizia locale, mentre in piazza Facelli sarà predisposto un ricovero di emergenza dove sarà presente del materiale di pronto intervento. E siamo alla pagina della cultura, si è svolta al Teatro Ariston di Acqui Terme la cerimonia di premiazione della 50ª edizione del premio Acqui Storia. Condotta dal giornalista, conduttore ed autore televisivo Roberto Giacobbo, la manifestazione ha visto la presenza dei vincitori delle 3 sezioni librarie. Andrea Wulf per la sezione storico-divulgativa, Roberto Roseano per la sezione del romanzo storico e Hubert Herrier per la sezione scientifica. L'assegnazione del premio, testimone del tempo,
Tempo 2017 è andata al giornalista e scrittore Massimo Fini e all'ex ministro dei lavori pubblici Nerio Nesi. Il premio speciale alla carriera è stato invece conferito a Domenico Fisichella, professore all'Università di Firenze, alla Sapienza e alla LUISS di Roma, più volte senatore ed ex ministro dei beni culturali e ambientali. Ma sentiamo nell'intervista le parole di uno dei maggiori rappresentanti della Questoria, Carlo Sburlati. Personaggi di levatura internazionale alla 50ª edizione del premio Acquistorio. La scrittrice anglo-indiana ha vinto il premio nella sezione divulgativa con un bel romanzo su Humboldt, mentre nella sezione scientifica ha vinto un libro sulla terza guerra di indipendenza che propiziò il ritorno del Veneto all'Italia malgrado le sconfitte di Custoza e Lissa, mentre nel 100° anniversario della costituzione del Corpo degli Arditi, subito prima della rotta di Caporetto, un libro sugli Arditi ha vinto nella sezione del romanzo storico. Il venerdì 27 ottobre alle 21 presso la Sala Santa Maria in via Barone 3 ad Acqui ci sarà il concerto per pianoforte di Michele Carraro in collaborazione con il Conservatorio Paganini di Genova. L'ingresso è offerta libera fino ad esaurimento posti. E siamo alla pagina dello sport con il calcio, vittoria interna e secondo posto per l'Acqui. All'Ottolenghi i bianchi allenati da Mister Merlo hanno avuto la meglio sul CIT Turin per 2-1 nella gara valida per la 7ª giornata di andata del campionato di promozione. Un match dove i termali hanno a lungo dominato andando in vantaggio nel primo tempo con Motta. Nella ripresa pareggio dei torinesi sul calcio di rigore, ma poi per l'Acqui ci ha pensato Gai a rimettere il risultato sui binari favorevoli per i suoi. In classifica l'Acqui sale a quota 15 al secondo posto assieme al Grugliasco. In prima categoria sconfitte per Sexagum 2-1 in casa del Pontestura e Cassine che ha ceduto 2-0 in casa dell'Aurora. E ancora una notizia di volley, sconfitta casalinga invece per Arredo Frigo Machimo nella seconda giornata del campionato di serie B1 femminile. Le acquesi sono state piegate per 3-2 tra le mura amiche del Palamon Barone da Offanego Cremona al termine di una gara molto combattuta dove le termali erano riuscite a portarsi sul 2-1 dopo aver perso il primo set. Le lombarde sono però poi riuscite a rimontare aggiudicandosi il quarto e quinto set e chiudendo la gara sul 2-3. Ed è tutto per questa edizione del telegiornale, vi ringrazio dell'ascolto, ci vediamo la prossima settimana.